stato la descrizione attiene alla nostra situazione del giornale che innanzitutto facciamo vedere qualche domanda, comunque ragazzi, per tutti i giorni. Sì, no, infatti come facciamo, facciamo prima con i due giorni, poi ci avrà fatto un grande lavoro. Magari ragazzi. Ah, mi parlo a braccio, diciamo, che sono mi alzo, faccio la. Scusate. Perfetto, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi in questo importante appuntamento copromosso dall'Associazione Cultura Democratica, la Fondazione Democratica Scuola di Politica e il Centro Studi Economia Reale. Oggi noi parleremo di un tema molto importante che interessa soprattutto i giovani, però che è trasversale nel Paese e nel dibattito pubblico. Oggi noi parleremo del tema dell'economia, dello sviluppo e del lavoro. E per questo abbiamo invitato e ringrazio per essere qui oggi il senatore Baldassarri di Futuro e Libertà, presidente del Centro Studi Economia Reale e docente in materie economiche all'Università La Sapienza, e l'onorevole Carosi del Partito Democratico, anche lui un economista e docente sempre in materie economiche all'Università degli Studi di Roma 3. E io prima di dare subito la parola ai nostri ospiti, a Jacopo che insieme a me ha lavorato per realizzare questo convegno, voglio solamente sottolineare l'importanza sia del fatto che questo convegno sia stato organizzato comunque con l'aiuto della Fondazione Democratica, ma da ragazzi comunque anche più piccoli di 23 anni, quindi diciamo un evento organizzato dai ragazzi e poi un evento soprattutto partecipato dai giovani e dai ragazzi, anche appartenenti ad aree politiche differenti. Quindi quello che è importante sottolineare, secondo me, oltre ai temi che affronteremo, oltre le domande che verranno dal pubblico, è quello di vedere appunto questa immagine di ragazzi che insieme vengono dalle università pubbliche e private, vengono anche magari da esperienze politiche oppure semplicemente sono ragazzi interessati, però che oggi sono qui insieme per parlare di questo tema. Ecco, io concludendo voglio dire semplicemente che secondo me, e questo attraverso l'attività dell'Associazione Cultura Democratica, cerchiamo sempre di sottolinearlo in tutti gli eventi che facciamo, che noi ragazzi abbiamo l'opportunità di creare sin da oggi una nuova classe dirigente e di promuovere sin da oggi una politica nuova, una politica che sia incentrata sulle idee, non sulle ideologie, sul confronto, non sullo scontro. E se noi ragazzi saremo uniti in questo, quindi in questa ideale di politica basato sulle proposte, basato sul dibattito e sul confronto, ecco, io penso che noi veramente potremo realizzare nel Paese quello che sogniamo, nella convinzione che noi giovani possiamo e dobbiamo essere non solo il presente ma anche il futuro del nostro Paese. Grazie. Io do subito la parola a Jacopo che introdurrà il primo tema del nostro convegno e diciamo a te Jacopo la parola. Grazie a tutti per essere venuti qui, sono Jacopo Piccinetti e sono il vice coordinatore di Generazione Futuro Roma, collaboriamo spesso anche con i deputati e faccio parte anche del Centro Studi di Futuro e Libertà. Abbiamo deciso di organizzare e strutturare l'incontro con due primi giri di domande sull'economia e sul mondo del lavoro e poi magari aprire a un dibattito un pochino più mobile anche con domande dal pubblico. Io inizierei subito chiedendo ad entrambi gli onorevoli, siamo arrivati a percepire la crisi sull'economia reale, ovvero una crisi che è nata come crisi finanziaria, sta iniziando ad essere percepita e sta raggiungendo l'economia reale
entrando ormai in una recessione tecnica, e magari mi inviterei anche a spiegare che cosa si intende per recessione tecnica, il PIL sta continuando a decrescere e le famiglie ne iniziano ad avvertire anche tramite la disoccupazione, anche la mancanza di credito, questa crisi sostanziale. Possono le misure sulle liberalizzazioni aiutare comunque a produrre dei benefici immediati ed effettivi e ad avere un riscontro non a lungo termine sulla popolazione? Cioè, esistono misure shock che possano diminuire il diffondersi di un malcontento stile greco? E soprattutto, quando ricominceremo a crescere e come? Quali sono, diciamo, i settori che dovranno essere toccati e che riusciranno a crescere di nuovo per ripartire a ricostruire questo paese che sicuramente si è bloccato e che questa recessione di tipo tecnico sta indebolendo ancora di più? Lascio la parola al senatore Baldassarri. Per comodità. Grazie. No, grazie perché mi manca il rapporto con i ragazzi, come l'avete chiamato voi, dopo averlo avuto per quasi 40 anni, capite che un po' di astinenza mi viene di tanto. Però due premesse. Prima premessa, vedete, la differenza tra la mia generazione e la vostra è che io sono stato chiamato ragazzo fino a 17 anni, poi ragioniere a 18 anni e dottore da 22 anni in poi. E voi dovete scordarvi di dosso questa cosa che siete ragazzi. Siete cittadini responsabili in ritardo con la vostra vita rispetto a quello che abbiamo rubato noi alla vostra generazione. Ecco, quindi non siete ragazzi. Io dico sempre, quando entrai per la prima volta al Senato, 10 anni fa, ero membro di governo, entrai in una commissione che un paio di senatori che erano lì mi dissero: ma sta qui l'audizione di Baldassarri? E beh, veramente sono io Baldassarri. Ma come? Così giovane? Così. Allora gli risposi: guarda che c'è un amico mio che ha 42 anni, ma c'è il presidente degli Stati Uniti, si chiamava Bill Clinton. 42 anni, non è che fosse tanto. Questa è la prima premessa. La seconda premessa, che però comincia a rispondere a quelle questioni, è che purtroppo nell'analisi economica e soprattutto nelle decisioni di politica economica c'è stata una violenta accelerazione dei tempi che la politica non ha percepito. Non lo percepiva manco prima probabilmente, però ancora oggi la politica non percepisce la necessità di dare risposte in tempi relativamente rapidi, perché se no come non darle? Io la sintetizzo così, che una cosa decisa prima rende il doppio e costa la metà, una cosa decisa dopo rende la metà e costa il doppio. Se fate i calcoli aritmetici, il rapporto è 1 a 8 tra sforzi e risultati. Beh. Allora, non per raccontare cose antiche, anche se non antichissime, ma nel 2005-2006 ho scritto un libretto, ero membro di governo, ma non volevo perdere il vizio di continuare a tentare di continuare ad analizzare, a proporre. Il cui titolo era l'economia mondiale verso lo squilibrio globale. Questo tanto per dire che c'è qualche avvocato socialista che gira per l'Italia dicendo che gli economisti non avevano visto niente. Qualche economista forse l'aveva fatto, il sottoscritto l'ha fatto, c'è cioè Fiducci in Francia l'aveva fatto, non tanti, insomma, un po' Krugman, sto citando compagni di scuola. Ma comunque, la seconda premessa è che ho studiato, diciamo, il magazine e io spero e credo che non sia casuale il fatto che la sequenza delle cose che avete scritto qua, l'incertezza, la scienza del futuro, c'è la foto del mio compagno di scuola Mario Draghi, il futuro del lavoro, sicurezza e flessibilità, c'è la foto di Pietro Ichino che abbiamo fatto stamattina nel comitato ristretto per il disegno, diciamo, di modifica sul mercato del lavoro. Largo ai giovani, questa è ipocrisia totale da parte nostra,
gli indignati, cioè voglio dire, avete messo in fila, credo anche non casualmente, parte che sarà anche casuale, ma non casualmente perché probabilmente esprime questa sequenza di temi e di titoli che avete messo qua, quello che state vivendo. E allora partiamo dalla crisi. Quando nel 2005-2006 dissi il sistema non sta in piedi, l'economia mondiale esploderà, perché c'è uno squilibrio reale nell'economia mondiale, squilibrio reale che per 10 anni è stato coperto con la bolla finanziaria per non far vedere lo squilibrio reale, e la bolla finanziaria esplode prima o poi. Proprio con il Centro Studi Economia Reale, il nostro rapporto annuale del 2009, lo andate a vedere sia nel sito, misi 3 grafici per far vedere quello che gli economisti sanno, cioè che normalmente tu hai l'esplosione della bolla finanziaria, crisi finanziaria 2008, crisi produttiva l'anno dopo, il PIL che va sotto zero, crisi occupazionale l'anno dopo ancora, cioè sono sfasate queste cose. Quindi l'ondata della crisi finanziaria diventa circa un anno dopo crollo della produzione e dopo un anno dopo ancora diventa crollo dell'occupazione. E crisi in quell'anno, dico signori, se tutto va bene, senza interventi seri, strutturali, di riforme, di politica economica, torneremo a livello di PIL del 2007, cioè prima della crisi, nel 2015. Purtroppo, prima di riprendere la crescita, oggi siamo di fronte a una seconda botta. Quest'anno, se le previsioni del Fondo Monetario, della Banca d'Italia, prendete quelle che volete, partiamo tra -1,5 e -2,2 quest'anno, e nel 2013 il Fondo aggiunge -0,6. Se metto queste condizioni, il PIL del 2007 lo recupereremo nel 2018, cioè noi avremo le stesse risorse del 2007 nel 2018, 11 anni dopo. Voi ci state in mezzo, in pieno, capite cosa significa per la vostra generazione 11 anni di buco, mentre noi eravamo abituati ad avere il 5% all'anno in più negli anni 50-60, il 3,5% all'anno in più negli anni 70-80 e poi un po' meno, ma l'1-2% negli anni 90. Ora, se voi guardate i dati anno per anno, non vi accorgete, ma fate l'accumulata a 10 anni, significa che avete perso il 20% di potenzialità, che non è solo la buca. Ma se nel 2018 torniamo al reddito del 2007, non è che siamo pari nel 2007, nel frattempo abbiamo perso il 2-3% di crescita potenziale per 11 anni, che se ricumulate con la capitalizzazione composta è 35-40%. Questo è il panorama che voi avete di fronte. E allora, per non farla troppo lunga, dato che il titolo è Quale futuro per il lavoro, e io ho dato, credo anche molto crudamente, quale presente, poi vediamo come si costruisce il futuro, io distingo in 2 parti, quantità e qualità. Quantità cosa vuol dire? È quello che sta fuori dalle vostre scelte, cioè l'andamento dell'economia, la ripresa, se c'è tiraggio sul mercato del lavoro. Qualità è più delle vostre scelte. Allora, qui dobbiamo partire rapidamente da alcune condizioni che avevo già scritto in quell'anno, che ho ripreso recentemente. Guardiamo in faccia questo mondo, perché se c'è un significato vero della globalizzazione al di là dei salotti, è uno solo, che qualunque cosa succede in qualunque parte del mondo, dopo mezz'ora sta a casa mia, con i suoi effetti positivi, negativi, dirompenti, non dirompenti. Questa è la differenza. Se ci pensate bene, negli ultimi 2000 anni c'è stata un'impressionante accelerazione dei tempi, delle ere, perché se in realtà da Gesù
assisto alla caduta dell'impero romano, sono 500 anni circa, un po' meno, sono 500 anni, ed è ovvio che quella è la fine di un'era. Poi passano altri 500 anni, che io ho dato al 1087, con un dato importante, perché nel 1087 viene fondata a Bologna la prima alma mater studiorum. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo studio, la ricerca, la scienza esce dai conventi ed entra nella società civile, altri 500 anni. Poi si arriva alla scoperta dell'America, quindi cambia il mondo, no? Altri 500 anni. Va bene? Poi comincia la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, bla 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 bla. Nell'ultimo secolo passato, queste ere che duravano 500 anni sono durate 50 anni. Cioè il XX secolo è spartito in due. Dall'ultima guerra europea, che voi avete letto sui libri, scritta come prima guerra mondiale, quella è l'ultima guerra europea, in senso stretto, fino alla seconda guerra mondiale, che è la prima guerra mondiale vera, dura circa 50 anni, è un'era. Poi cambia perché arriva Yalta, arriva Bretton Woods, arrivano le istituzioni finanziarie internazionali, e questa era dura fino alla soglia del 2000, grosso modo. È vero, il muro di Berlino cade prima, il muro di Pechino, ma dal punto di vista economico è nella seconda metà degli anni 90. Allora capite che l'accelerazione tra 500 anni che dura un sistema e 50 vuol dire una cosa molto semplice, che i nostri ali avevano 25 generazioni per aggiustarsi rispetto ad un sistema. Nel secolo scorso padri e figli, cioè due generazioni, hanno dovuto cambiare era. Dal 2000 al 2005, in 5 anni, io lo chiamo 555, in 5 anni è cambiata radicalmente un'era. E noi economisti chiamiamo questo il modello a generazioni sovrapposte, perché questa nuova era, che già ormai da 10 anni è rimasta, si capiva già dal 2000 al 2005, che era un'altra era, non ha più la possibilità che le generazioni si aggiustino col passaggio dai nonni ai nipoti, ai figli, ai nipoti, eccetera, perché tutte le generazioni contemporaneamente devono aggiustarsi, gli anziani, i meno anziani, i giovani e così via. Questa è la difficoltà di aggiustarsi rispetto a questa nuova era. Cosa implica? Tutto è basato sulla, purtroppo, quella che io chiamo la grande miopia e stupidità dell'Occidente, dentro la quale c'è una miopia doppia, una stupidità doppia dell'Europa, che ci fa vivere queste settimane, questi anni, in un paradosso gigantesco, che crea per voi problemi seri, addizionali rispetto alla necessità di aggiustarsi alla nuova era. Questi li abbiamo causati noi, non il fatto che è cambiata l'era, e quindi bisogna guardarsi attorno e vedere. Perché tutta questa nuova globalizzazione poggia su un peccato originale, che io definì all'epoca tale e continuo a definirlo tale, e cioè quello di aver fatto entrare la Cina nel commercio internazionale, cosa sacrosanta, l'apertura del mercato, un grande continente, ce l'hanno raccontato per decenni, almeno per la mia esperienza personale, dall'Azione Cattolica alle parrocchie, che bisognava aiutare il terzo mondo, eccetera, in modo ipocrita, perché aiutavamo mandando le magliette, gli rubavamo ogni anno l'1% di PIL con le ragioni di scambio, quei prezzi relativi. Abbiamo rubato il 40-50% di PIL al terzo mondo fino appunto a questa nuova era che parte a metà degli anni 90, e poi facevamo la carità, però sottraendo l'1%, 1,5% di PIL solo col gioco dei prezzi relativi. Bene, il peccato originale consiste in questo: abbiamo fatto entrare la Cina giustamente nel WTO, ma non abbiamo chiesto alla Cina di assumere tutte le necessarie responsabilità mondiali e internazionali entrando nel consesso del G8, del Fondo Monetario, della Banca Mondiale,
Cioè noi abbiamo preteso di guidare il nuovo mondo con lo specchietto retrovisore del vecchio D7, dove dentro ci sono gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e quattro paesi europei singolarmente presi, Germania, Francia, Inghilterra e Italia, che rappresenteranno sì e no, per quanto importanti, un terzo del mondo in termini di popolazione e in prospettiva anche meno in termini di produzione nei prossimi decenni. Lo snodo di questo è che, a differenza di qualcuno che ha trovato il petrolio sotto la sabbia ma faceva il cameriere, con tutto il rispetto per i camerieri, i cinesi hanno una grande tradizione culturale, tanto quanto la nostra, millenaria. Io non posso garantire, perché essendo nato a Macerata, dove il mio conterraneo padre Matteo Ricci andò in Cina, e non Marco Polo, che poi si è fatto la pubblicità, era un po', Marco Polo era un po' il Berlusconi dell'epoca, no? E pare non ci sia manco andato in Cina, però ha capito il business, è tornato e ha venduto il libro. Invece Matteo Ricci, che era un giovinista, ci è andato e ci è andato sulla coppa e entrò in contatto con il mondo cinese sul piano della scienza, non sul piano della religione, quello che veniva dopo. Entrò come astronomo, scienziato, fisico. Perché? Perché lì trovava una comunità di scienziati importanti all'epoca. Allora, i cinesi che sono acculturati, zitti zitti birbacioni, hanno chiesto di decidere il valore dello yuan cinese politicamente. L'America, illudendosi che svalutando il dollaro poteva riaggiustare le cose a casa sua, l'Europa cretina non ha detto bau. Risultato: noi abbiamo avuto il super euro che si è apprezzato a 1,45, ha sfiorato 1,50. Noi abbiamo tutte le mattine quei cretini che commentano dicendo: oggi finalmente l'euro si è rafforzato a 1,31, oppure oggi l'euro è sceso a 1,29. Io al rovescio dico: ma magari Dio scendesse a 1,10, perché non c'è nessun bisogno di regalare alla Cina competitività in più 50% sopra le condizioni palesi di competitività cinese, che includono pure il dumping sociale. Ora io, la Cina dovrà fare un percorso, non è che possiamo chiedere di fare gli europei e gli americani nel giro di 5 anni in termini di regole sul mercato del lavoro, inquinamento, però insomma dovremmo quantomeno di dire: c'è una strada, cominciate a farlo. Ma sopra quello gli abbiamo regalato il 50%. Da questo deriva il paradosso, se ci pensate bene, che è fuori. Io vale, ogni volta che ci penso dico: ma siamo tutti matti. Allora, cosa stiamo vivendo? Questa situazione: i soldi degli Stati Uniti e dell'Europa, l'Europa doppiamente, perché gli Stati Uniti col pendolo sul dollaro hanno mantenuto la parità con i renminbi cinesi, però si sono svalutati insieme. Noi ci abbiamo messo sopra il 50% di apprezzamento dell'euro, quindi i soldi europei ed americani vanno in Cina per comprare le merci, e in questo momento la Cina è il vero cambiere dell'inflazione. Il problema dell'inflazione, perché non c'è, col petrolio che era schizzato anche a 140, l'inflazione va a 2, passano a 2,5. Nelle precedenti epoche col petrolio a 100 l'inflazione andava a 25, negli anni 70, la prima crisi. I nostri soldi vanno in Cina per comprare le merci, i soldi vanno lì, le merci vengono da noi. Loro sono bravi, intelligenti, furbi, li risparmiano, quindi li usano poco per migliorare lo standard di vita dei cinesi, molto per risparmiare e accumulare. E quindi con i soldi nostri che vanno da loro per i nostri consumi, loro li risparmiano e con gli stessi soldi tornano da noi e ci comprano. Non so se è esattamente così, ve lo posso fare con un modello hamiltoniano ottimizzante alla larga. Questo stiamo vivendo. L'Occidente si rende conto
di quello che sta facendo, ci comprano i titoli di Stato, ci possono comprare le società, ci possono comprare 5 porti nel Mediterraneo, Barcellona è l'ultimo, nessuno fa, cioè, facciamo finta di non accorgerci. Controllare gli snodi logistici è fondamentale, strategico, intelligenti ci viene, perché sono quelli che poi fanno passare le merci. È tutto fatto con i soldi nostri, per l'ottusa sciocchezza americana di non voler capire che loro devono correggere l'eccesso di consumo, che loro non possono consumare il 7% in più di quello che producono ogni anno, nell'illusione che tanto i cinesi li finanziano il debito. Nel 2000 i cinesi possedevano il 5% del debito estero americano. E quando io giravo all'inizio degli anni 2000 per i miei amici americani, dicevo: guardate che fra qualche anno i cinesi avranno il 40-50% del vostro debito, poi che fate? Sapete quanto è oggi? 47%. Cioè il grande creditore dell'economia americana col debito più alto del mondo e della storia è in mano a un paese che si chiama Cina. E dall'altro lato l'Europa, che sull'altare di una lotta all'inflazione che non c'è più perché è controllata dai cinesi, rinuncia politicamente come soggetto politico ad essere presente sulla globalizzazione, si aggancia agli equilibri finanziari sacrosanti, senza capire però che il saldo finanziario fondamentale, perché col debito pubblico non vai da nessuna parte, noi italiani lo sappiamo perché dobbiamo pagare ogni anno 100 miliardi di interessi di euro, quindi del debito nostro che pagate voi, ma che il perseguimento dell'equilibrio finanziario deve essere fatto con una revisione radicale della spesa pubblica e del prelievo fiscale. Perché se non avviene questo, l'equilibrio finanziario riduce la crescita, ammazza l'economia reale e alla fine non ti rimane l'equilibrio finanziario. Questo è il paradosso che stiamo vivendo. Ecco perché ho detto la quantità. Perché? Perché capite che operando in questo contesto, se noi non rifacciamo subito il nuovo G8, che deve corrispondere alla classifica economica dei paesi mondiali del prossimo 2015, anno nel quale la prima economia mondiale in valore assoluto, non in pro capite, sono i cinesi, la Cina, poi gli Stati Uniti, poi l'India, poi il Giappone, poi la Russia, poi il Brasile, poi forse la Corea, e l'ottavo posto se lo possono battere tra loro Francia, Germania e Inghilterra. Senza l'illusione di annacquarci nel G20, 25, 30 che diventa la riunione condominale che non decide mai. E allora capite che se questa è la logica, c'è una condizione urgente e necessaria: costruire gli Stati Uniti d'Europa come unico soggetto politico pesante che partecipa al nuovo G8 insieme agli altri. Perché? Perché se no chi prende le decisioni sulle nuove regole sui mercati finanziari, le nuove regole sull'inquinamento, le nuove regole sulle fonti alternative di energia, le nuove regole anche di costruzione democratica, che non è l'ultimo degli argomenti. Questa è la condizione esterna nella quale voi vi trovate, quindi se volete trovare lavoro, non è un'istigazione, però a maggior ragione dovreste impegnarvi non tanto nella politica politicante partitica, ma nella politica alta, per costruire voi le condizioni internazionali, europee e quindi anche italiane, che vi tolgano di dosso questa crosta che, se si mantiene, non ci avete nessuna speranza. Finché dura il patrimonio accumulato prima dalla generazione precedente, cioè da noi, ognuno c'è, però capite che è la più perversa delle redistribuzioni sociali,
Quando si ferma l'ascensore sociale, una società è morta. Quando non c'è la potenzialità, come è avvenuto in Italia negli anni 50, negli anni 60, quanti milioni di italiani che erano in campagna sono passati in città, che erano operai, sono diventati imprenditori, che erano figli di contadini, sono diventati professionisti, ingegneri. Cioè questa è la mobilità necessaria. Se un'economia e una società si standardizzano e si fossilizzano, è finita, è destinata, è già finita, è già morta. Queste sono le condizioni quantitative. Che gioco può fare l'Italia dentro questo? Deve fare? Beh, quello che stiamo tentando di fare in questi mesi con questo governo, incrociando le dita, perché non è che cambiando i nomi per magia cambiare i risultati, con tutto il rispetto per i miei amici economisti, che con i quali abbiamo rapporti da tantissimi decenni. Però francamente devo prendere atto che nei 10 anni precedenti, per 8 anni il mio governo di centrodestra, per 2 anni il non mio governo di centrosinistra, guidato però dal mio amico Romano Prodi, al quale ho detto le stesse cose che dicevo a Berlusconi, da qui di entrato e da qui di uscito con ragionamento. E forse il fatto politico di trovare forze diverse, con responsabilità diverse, ma tutte a mio parere negative negli ultimi 10 anni, compreso il sottoscritto, non è che mi chiamo fuori, ecco. Forse l'elemento che ci ha fatto capire che bisogna stare insieme per fare questo passaggio è un primo segnale di responsabilità, di senso civico, di responsabilità istituzionale e di responsabilità anche intergenerazionale. Quindi l'Italia che deve fare? Semplice, mantenere la linea di raggiungere l'equilibrio finanziario. Però, cari signori, no? Non prendiamoci in giro. Finché lo dicevo io, Clausi lo sa, potevano esserci così dubbi, dice quel matto là, anzi il mio carissimo amico che ha fatto anche il ministro dell'economia per tanti anni, fino a pochi mesi fa, mi ha sempre definito come il dottor Stranamore. Ma giovedì l'ha scritto Gian Paolino, presidente della Corte dei Conti, organo costituzionale di questa Repubblica. E Gian Paolino ha detto 60 miliardi è la stima della corruzione, 120 miliardi è la stima dell'evasione. Allora noi politici possiamo far finta di non aver sentito la relazione di giovedì scorso della Corte dei Conti? Quello ci dice qual è il campo di impegno, e cioè giù le mani dalle malversazioni, ruberie, aree grigie per economia politica, che valgono 60 miliardi, dice la Gian Paolino, dentro tre voci di spesa pubblica che sono quelle che da 15 anni indico con ditino, altro che spending review che dura da anni e poi alla fine non si capisce mai dove va a parare. Gli acquisti, i fondi perduti e le tante SPA di diritto privato ma di fatto società pubbliche. Andatela a vedere, c'è nel sito relazione della Corte dei Conti di giovedì scorso del presidente Gian Paolino. Io l'ho chiamato il Pangelo secondo Gian Paolino. Allora, da una parte ci sono 60 miliardi di risorse, non è che con 3 mesi risolviamo tutto, ma vogliamo avviare un percorso nel quale ne tagliamo 20 quest'anno, 20 l'anno prossimo e 20 fra 3 anni, e quei soldi li rimettiamo nelle tasche delle famiglie, nei bilanci delle imprese, negli investimenti, nelle infrastrutture, nell'università, nella ricerca. Poi ci sono 120 miliardi di lotta all'evasione, che vuol dire che non è vero che la pressione fiscale è il 47%, che è quello che raggiungeremo nel 2013, purtroppo perché il PIL scende. Nei dati ufficiali c'è ancora 45,5, ma se voi ci mettete il PIL che avremo, che è meno 2,5-3%, andremo a 47. Il problema è che siccome il 20% evade, è che il poveraccio che paga le tasse ha una pressione fiscale che è al 57-58%. E allora lì è l'altra gamba della faccia dell'impegno politico, che c'è una severa lotta all'evasione fatta a tenaglia, con gli incroci. Io non ho commentato molto
Ibrizza, Courmayeur, Cortina, vanno bene per sollecitare un po' l'opinione pubblica, ma abbiamo tutti i dati, se stesse nell'ufficio a incrociare la dichiarazione dei redditi, il pubblico registro automobilistico, il pubblico registro degli aeromobili, il catasto e i conti bancari che sono già da anni accessibili all'agenzia delle entrate, va bene. Se incroci questo e vedi i redditi e i patrimoni, fai un bel elenco di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, non lo so, di, chiamiamole, situazioni incoerenti, prendi il telefono, signor Luigi Rossi, può passare da me domani mattina che c'è qualcosa che non ci quadra qui, perché lei ha dichiarato 30.000 euro all'anno di reddito negli scorsi 10 anni, però c'è un patrimonio di immobili di 7 milioni, però già, cioè, senza demonizzare i consumi elevati, le SUV, piuttosto che le case a base, semplicemente per dire se hai pagato le tasse è tutto corretto, non c'è problema, anzi, dai lavoro, perché aumenti la produzione, mentre questa cosa, stiamo attenti, per esempio le banche dei 10 metri rischiano di mettere a morte un settore, quindi questo noi dobbiamo fare, cioè non quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni per seguire l'azzeramento del deficit aumentando le tasse, tagliando gli investimenti pubblici e non tagliando proprio quelle voci di spesa corrente. E allora lì è il circolo perverso, perché apparentemente corri per azzerare il deficit, ma ammazzi l'economia reale, si scende il tasso di crescita e ti ritrovi il buco ogni 6, 7, 8 mesi, perché abbiamo fatto 3 manovre l'anno scorso. Se andate a vedere, ogni volta il punto di partenza era l'abbassamento delle previsioni di crescita del PIL. Prendendo atto tardi della minore crescita, venivano sempre fuori che mancavano 15-20 miliardi per azzerare il deficit nel 2013. Questo è quello che rischiamo anche in questi mesi, ve l'ho detto al Presidente Conte. Noi quelle 4-5 riforme strutturali che sono già partite, dobbiamo farle entro giugno, massimo luglio, entro l'estate, per poter dire, quando qualche solone europeo rifarà i conti, magari si accorgerà che nel 2013 mancherà qualcosa per azzerare il deficit, 10 miliardi, 15, non importa il numero, per poter avere la forza di dire non ci rompete le scatole su quel fronte, perché abbiamo attivato i volani veri delle 5, 4, 5 riforme strutturali, ovviamente con in testa la madre di tutte le riforme, Vangelo secondo Giampaolino, cioè taglio delle spese, degli sprechi, della corruzione, lotta all'evasione e spostamento di risorse a sostegno del lavoratore dipendente, della famiglia, delle piccole e medie imprese. Proprio l'altro ieri in audizione, venuto Cavazzuti della riforma fiscale, siamo amici da 30 anni, quindi quanto più, è ovvio che il taglio degli sprechi e delle corruzioni sulla spesa deve servire ad abbassare la pressione fiscale catastale. Ulteriormente, la lotta all'evasione deve servire ad abbassare ogni euro in più dovuto all'evasione, deve essere un euro in meno a chi le paga le tasse. Allora, ad esempio, lo scambio IRAP-IVA, che è una sfavorizzazione della moneta nascosta, lo scambio imposta ordinaria, piccola ma ordinaria, tutti gli anni, patrimoniale e abbassamento dell'IRPEF. Cioè queste sono le scelte politiche che dobbiamo fare, non è una tecnicalità da economisti, sono scelte politiche. Questo è il quadro sulle quantità. Chiudo con le qualità, con la qualità che sta più nelle vostre mani. E la battuta iniziale non è indifferente. Perché quando ho detto, mi chiamavano ragazzo fino a 17, poi a 18 ragioniere, poi a 22 dottore e così via, a 24 Mario Draghi e io eravamo ad MIT perché qui non c'erano i dottorati. Noi ci lamentavamo, ma forse eravamo stati fortunati che non c'erano i dottorati in Italia, perché ci costrinsero ad andare a farli là e, devo dirvi francamente, un po' meglio di quelli che purtroppo abbiamo realizzato qui, non tutti ovviamente, però nella media siamo di fronte a questo. Quindi sul piano della qualità è chiaro che la formazione è il più grande investimento che si possa fare.
ma per avere la formazione riconosciuta occorre, purtroppo dico io in modo drastico, partire dall'abolizione del valore legale del titolo di studio e dalla sostituzione di quello con programmi larghi di borse di studio e di prestiti d'onore. Perché altrimenti nella situazione attuale noi abbiamo ottenuto una doppia selezione perversa delle capacità delle nuove generazioni come la vostra. Perché? Perché in questo marasma di 374 sedi universitarie formali, di cui forse una trentina sono università, le altre sono trappole per topi, dal punto di vista psicologico, il poveretto, il figlio del poveretto in condizioni difficili, ovvio che va a fare l'università sotto casa vicino al tabaccaio, mentre il figlio del ricco, e mi metto dentro i miei figli, è ovvio che fin da bambini hanno saputo, anzi i primi grandi due erano con me alle obiettivi, si devono andare che ce l'avevo già, quindi li hanno vissuti da bambino, ma hanno l'informazione di dove andare a fare per essere in Italia. È chiaro che il figlio di chi sta bene, il professionista va a Bocconi, ma prendete un contadino calabrese, il figlio del contadino calabrese, quanti arrivano a Bocconi? La Cattolica a Milano ha svolto per tanti decenni questo ruolo, perché partendo dalla selezione proprio sulle parrocchie o sulle situazioni più difficili, dava il collegio, cioè consentiva a calabrese, a uno della Basilicata o a Matigiano, come sono io di origine, di poter andare a fare l'Università a Milano, la Cattolica, ad un livello qualificato. Quindi dobbiamo toglierci dalla mente questa cosa, che il valore legale è una garanzia per chi ha meno potenzialità. No, è una fregatura. Ovvio che lo abolisco sostituendolo con cosa? Con le borse di studio. Se costa 15.000 euro all'anno andare all'università, tu lo devi sapere, devi avere la possibilità di avere una borsa che ti paga. È esattamente quello che 40 anni fa esatti è capitato a me e al mio amico, ripeto, Mario Draghi, quando nel 72 ci trovavamo insieme ai miei figli. Borsa di studio entrambi della Banca d'Italia, prestito d'onore entrambi, delle MIT, cioè sconosciuti, ragazzini direste voi, anche se io ce l'ho con i figli, ma insomma, soldi da restituire senza interessi fino al raggiungimento del dottorato, con interessi 5 anni dopo il raggiungimento del dottorato, per la semplice ragione sacrosanta che se tu vieni qui prendi il dottorato con questo titolo che non ha valore legale, però basta leggere in testa il prestigio accumulato negli anni di questa o di un'altra, voglio dire, tu guadagni 4 volte di più e quindi è giusto che restituisci. Ma è giusta anche un'altra cosa, che quel prestito d'onore è fatto con un fondo sul quale affluiscono i contributi liberali degli ex studenti. Perché voi capite che se io a 23 anni, 24 anni, scopro questo mondo e mi trovo in quelle condizioni, beh, permettete che finito il dottorato, vinta la cattedra, quindi acquisite anche condizioni economiche buone, non trasferite, ma buone, non senta il dovere ogni anno di dare i 1.000 dollari, 2.000 dollari ai miei compagni della giovane generazione. E capite che volano gigantesco che si crea? Perché si accumula nel mondo uno stock di persone che finanziano quel programma. E allora questa è la prima cosa sul fronte della qualità, formazione, ma avendo il coraggio di cambiare le regole, di cambiare le regole. E la seconda cosa, essere un po' più imprenditori di se stessi, non per andare a fare l'impresa in quanto tempo, ma capire che se non investi non hai rendimenti. E quindi scordarsi di dosso questa mania che attraverso la raccomandazione ottengo il posto fisso. Perché in molti casi, e soprattutto tra i migliori, da quelli che hanno più
più capacità di inventiva, il posto fisso ottenuto attraverso la raccomandazione significa la frustrazione a vita. Capisco che è una trappola, perché chi ha bisogno dice, meglio 1200 euro al mese, fisse tutti i mesi, eccetera. Però attenzione a questo. In questi anni è meglio accettare le sfide. Noi, per noi era più facile, perché? Perché io mi dissi, vabbè, 2-3 anni faccio la scommessa, vado all'MIT, se va bene, bene, se non va bene, torno in Italia, ho un posto in banca, lo trovo. Cioè le prospettive macroeconomiche mi aiutavano in questa scelta difficile. Io, vabbè, insomma, aspetto un po', posso aspettare 1 anno, 6 mesi, ma insomma, alla fine qualcosa trovo, perché l'economia cresceva e quindi c'era bisogno. E poi vi trovate un'economia che sta a 0-3 e quindi diventa ancora più appetibile il posto fisso, che però rischia di diventare la bruciatura del cervello. E l'ultima cosa sulla quale chiudo sul serio è che non ci rendiamo conto che in queste condizioni ogni laureato italiano costa alla collettività circa 1 milione di euro. Se facciamo i conti dalla prima elementare alla laurea e se attribuiamo a quel laureato tutti i costi, visto che si laurea a un certo livello il 15%, quel 15% di laureati ci costa, se ricarichiamo i costi di tutta la paradata, circa 1 milione di euro all'anno. Che succede sul 5% di studenti italiani bravi che sono costati a tutti noi 1 milione, a parte la famiglia, perché poi la famiglia non ha tenuto, qualche aiuto gli ha dato, ma prendiamo il conto pubblico. Che succede spesso in tutti i settori, soprattutto nei settori scientifici, di ricerca, che arriva all'università americana, gli offre $50.000 di borsa di studio e se li portano via. Sono 7.000 giovani ricercatori italiani negli Stati Uniti, in tutte le migliori università, che tra l'altro quando vanno lì risultano nel top 3%, per cui si dimostra che non siamo così cretini nella formazione, perché se poi un italiano bravo va lì e risulta più bravo degli altri, quindi noi siamo proprio scemi geneticamente, va bene? Ecco. Quindi capite l'enorme trasferimento di capitale umano che stiamo facendo senza che nessuno dica niente. Cioè noi stiamo trasferendo un capitale che a costo vale 1 milione di euro, che con $50.000 passa negli Stati Uniti, dove però nel giro di 3 anni diventa professore ordinario, dove immediatamente gli viene dato un budget di ricerca di $100.000-200.000 personali e dove resterà probabilmente per tutta la vita, come fece il professor Dubecco, no? Posso darvi nome, il mio maestro Franco Modigliani, ma mai, e magari che entreranno in Italia un pochino da pensionati, perché poi il paese è bello e uno torna sempre a casa. Se facessimo questa contabilità in termini di capitale umano, ma noi dobbiamo finanziare per importi giganteschi la ricerca americana? Ora lo scambio va bene, non è che mi va bene che mi tagliare male. La mia domanda è, ma com'è che non c'è l'americano che viene qui? Che se fosse a doppia entrata, cioè, c'è una comunità scientifica internazionale che si treccia, si interscambia e fa queste cose. Vi racconto questo perché ho iniziato con l'esperienza personale mia, dandovi qualche ricordo, e finisco con l'esperienza personale di mia figlia, suo marito e miei due nipotini, che sono ingegneri biomedicali, che si laureano tutti e due molto bene all'Università di Columbia e che dopo 3 mesi passano a Pittsburgh, dopo 1 anno passano a Harvard e dopo 4 anni prendono il dottorato e vengono immediatamente assunti dalla NYU a New York. Io da padre devo oggettivamente dire che state là, oggettivamente, perché se dovessero tornare qui a 32-33 anni e mettersi in fila all'università della ricerca per pietire per altri 4-5 anni un assegno di studio o, se va bene, un concorso da ricercatore a 1.300 euro al mese, e mia figlia mi diceva proprio adesso, dicendo, ma non è tanto il problema dello stipendio, perché qui non è che mi danno lo stipendio, ti vale tanto, mi danno $5.000 che forse non è male, se non è lo stipendio, è il budget di
anni di ricerca. E siccome studia i testi di ricambio, per cui avevo detto, spiegami che papà non può cominciare il bisogno, c'è un'acca che mi sta a fa male, la rotola, la mandibola, eccetera, spiegami a fare questi pezzi di ricambio perché tra qualche anno forse ne avrò urgenza. Questa è purtroppo non in sintesi, ma il messaggio che voglio lasciare. Noi ringraziamo il senatore Baldassarri per la sua lettura complessa e per tutti anche i temi e le proposte che ha lanciato sul tavolo. Ora, ovviamente, prima di aprire lo spazio al dibattito, ascoltiamo invece l'intervento dell'onorevole Gasso. Sì, grazie. Io concordo pienamente con l'interpretazione che Mario Baldassarri mi ha offerto della situazione di squilibrio globale dell'economia internazionale. Nella visione che lui ha offerto viene fuori una cultura keynesiana di fondo che ci accomuna, e quindi quando vi raccontano e ci raccontano queste crisi di questi anni come crisi che hanno origini soltanto da questioni finanziarie, no, dovete sempre ricordarvi che ci sono delle solidissime e strutturali questioni reali che fanno da controparte alle questioni finanziarie. Allora, a questo punto, visto che grazie a questa introduzione io posso concentrarmi un po' di più e darvi qualche chiave di lettura più con riferimento all'Italia, alla vicenda italiana, credo che sia necessario, soprattutto in un momento come questo, questo passaggio storico che stiamo vivendo anche in questi mesi, recuperare una capacità di guardare alla vicenda nazionale del nostro paese con un minimo di visione lunga, attardarsi a una visione lunga. Questo non per sfuggire all'emergenza o alla necessità di rispondere anche nell'immediato, ma perché è soltanto con un po' di visione lunga che capiamo bene qual è la questione della crescita. La crescita economica non è un problema di breve periodo, non è un problema congiunturale, è un problema di lungo periodo. Ho anche una lettura da suggerirvi, se vi va. La Banca d'Italia ha fatto, in occasione del 150° dell'Unità, una serie di belle ricerche di storia economica sui 150 anni dell'economia e della società italiana. Ha fatto anche un convegno, si trova tutto sul sito della Banca d'Italia, e c'è poi un paper di 10 pagine, quindi lo leggete in un'ora, fatto da Gianni Toniolo, che introduce e riassume l'insieme di tutti i lavori di storia economica fatti dalla Banca d'Italia per celebrare il 150°. Io vi consiglio di studiarlo, è molto interessante, in 10 pagine vi dice qual è l'elemento di visione lunga che noi dovremmo oggi avere. Da questo punto di vista io parto dal 92. Non parto dal 92 perché adesso stiamo celebrando il ventennale di Tangentopoli, adesso poi le questioni politiche poi se volete le affrontiamo, ma... No, perché passiamo alla Terza Repubblica, quella era la fine della prima, quindi adesso dobbiamo fare la terza. Parto dal 92 perché se guardate i cicli di lungo periodo, in effetti è questo ultimo ventennio che manifesta anche rispetto ai trend centocinquantennali dell'economia italiana un elemento di divergenza. Se lo guardate sui vent'anni è preoccupante, il 92 è il momento e l'anno in cui il processo di catching up, di recupero dell'arretratezza storica dell'economia italiana cominciato nel secondo dopoguerra ottiene il suo massimo. Noi partivamo nel secondo dopoguerra con un livello di PIL pro capite in parità di potere d'acquisto che era inferiore del 40% al corrispondente americano, 34-35%. Nel 92 arriviamo all'84%. Dal 92 ad oggi siamo ritornati indietro e siamo sotto il 75%. Quindi è un dato, se volete, di statistica storica economica che mi suggerisce di cominciare da quella data. In questi vent'anni, perché in questi vent'anni l'economia italiana ha rotto un percorso di convergenza? Tra l'altro è interessante perché
nelle ricerche storiche della Banca Italia si fa vedere che anche il primo trentennio dell'unità, tanto criticato, anche il primo trentennio dell'unità d'Italia è stato un periodo, seppur difficile, di convergenza. Poi certo è dal 90 in poi dell'Ottocento che si ha il primo periodo di sviluppo più. E, sì, e quindi questo vostro ventennio diventa l'unico altro periodo in cui si ha un momento di forte depressione dell'economia italiana, sono gli anni 30, per effetto anche di alcune risposte in termini di pronte perché in questo ventennio quindi abbiamo cominciato a divergere. Noi siamo stati sottoposti a tre shock e a nessuno dei tre siamo stati capaci ancora oggi di dare una risposta. Primo shock sono le tecnologie, l'ondata di innovazioni tecnologiche dominanti degli ultimi 25 anni non ha avuto in Italia un impatto rilevante, non l'abbiamo assorbita, abbiamo perduto molti pezzi e in altri pezzi non l'abbiamo assorbita sufficientemente. Siamo rimasti fuori da rilevanti frontiere di evoluzione tecnologica e quindi anche di innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e nelle forme della qualità della produzione. Poi abbiamo subito uno shock da globalizzazione. Mario Baldassarri lo ha poco fa, ve lo ha ricordato con riferimento alla questione cinese, ma certamente noi abbiamo sofferto della globalizzazione, noi come sistema Italia abbiamo sofferto la globalizzazione più di quanto abbiano sofferto altri sistemi. E terzo, abbiamo subito un terzo shock che è stata l'integrazione europea, perché anche l'integrazione prima commerciale, poi economica e poi monetaria europea è stata proprio uno shock. Tutte queste tre cose, innovazione tecnologica, globalizzazione e integrazione europea, avrebbero dovuto ottenere dal nostro sistema socio-economico e istituzionale e politico un adattamento, avrebbero dovuto ottenere delle risposte, quelle che Abramovitz chiama la capacità sociale di crescita. La capacità sociale di crescita dipende dalla capacità dei sistemi socio-economici di reagire e di adattarsi alle condizioni, di creare le condizioni. L'Italia non si è adattata. È un caso di mancato adattamento sociale alle condizioni tecnologiche dei mercati internazionali e del nostro mercato regionale. E questo mancato adattamento, io voglio essere molto chiaro, è facile dire che è solo colpa della politica. La politica ha molte responsabilità, per esempio il fatto di non aver detto che perdendo la flessibilità del cambio della lira ed entrando in una area valutaria forte, che poi in più è stata anche troppo forte perché è stata mal gestita, come ha detto poco fa Baldassarri, sono d'accordo con lui, questo significava per i nostri comportamenti di impresa, di lavoro, di istituzioni, affrontare un adattamento molto rilevante. Questo elemento è stato sottovalutato e non detto. Ma guardate che questo mancato adattamento coinvolge l'intero corpo della società italiana, coinvolge l'impresa, che ha mancato cicli tecnologici, cicli di innovazione, cicli di investimento, coinvolge il lavoro, il sindacato, che non è stato in grado di ripensare il suo ruolo dentro le nuove condizioni per la crescita, coinvolge le istituzioni, non soltanto la politica, anche le istituzioni, perché ancora oggi, dopo 20 anni, è difficile, per esempio, far capire che i costi standard, far capire che alcune delle operazioni di efficientamento, di iniezione di efficienza della spesa pubblica che abbiamo bisogno di fare, sono operazioni non di mero efficientismo tecnocratico, ma operazioni indispensabili, e troppo spesso vengono considerate come un attacco ai diritti acquisiti. Sono poi emerse alcune nuove debolezze che non avevamo avuto nei 40 anni precedenti. Innanzitutto abbiamo una perdurante e sempre più accentuata debolezza della nostra grande impresa.
Ora, gli economisti hanno molto discusso, continuano a discutere oggi, se il ruolo della piccola impresa in Italia comporti più costi o più benefici. Il beneficio è la flessibilità, il costo è che per esempio nella piccola dimensione imprenditoriale non sono accessibili elementi come spesa per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, eccetera. Certamente il declino della grande impresa italiana ci ha reso particolarmente esposti al mancato adattamento allo shock delle tecnologie. Poi un elemento di grande debolezza di questi vent'anni è stata la crescita della spesa e del debito pubblico. Il debito pubblico era aumentato nei 15 anni precedenti. Il più forte aumento del debito pubblico in Italia avviene fra l'81 e il 92, per effetto anche di un ciclo negativo per noi, paese molto indebitato, dei tassi di interesse di quell'epoca. Dal 92 in poi ci portiamo appresso questo fardello del debito pubblico con una crescita della spesa pubblica che in qualche modo deve sempre tener conto del pagamento degli interessi. E infine la terza nuova debolezza è che non siamo più un'economia in un'area monetaria che si può permettere di sottovalutare il suo cambio. Abbiamo invece un cambio forte, forse anche troppo forte, e guardate che questo non è soltanto il primo punto ovviamente che viene in testa, poi molti di voi, se capisco, studiano l'economia, il primo punto che viene in testa è che abbiamo un tema di CLUP, di costo del lavoro per unità di prodotto, cioè del rapporto fra costo del lavoro e produttività. Certamente abbiamo un tema di CLUP, ma noi abbiamo sofferto moltissimo, a mio parere, come sistema economico, le nuove condizioni post 92, perché non abbiamo aggredito sufficientemente tutti i settori italiani che sono protetti dalla concorrenza internazionale. E tutti i settori che quindi, essendo protetti dalla concorrenza internazionale, non si confrontano col problema del cambio, hanno in questi vent'anni in modo crescente appesantito il resto del sistema. Penso in particolare ai servizi. Giustamente la domanda era: ma basteranno le liberalizzazioni a risolvere questa situazione? Certamente no, non in sei mesi. Ma il tema di come ricondurre a comportamenti competitivi quei settori che, non confrontandosi con il commercio internazionale, hanno totalmente deragliato in questi vent'anni in termini di costo, di produttività, oltre che di qualità del servizio, questo è un tema fondamentale per la nostra economia, perché la nostra economia, nonostante questa crisi, continua a essere un'economia che si regge su un export manifatturiero, che esportiamo beni manifatturieri per 24 miliardi in più di quelli che importiamo, e questa nostra specializzazione manifatturiera rischiamo di perderla, soffocata da quella che, diciamo, possiamo chiamare rendite di posizione, rendite di monopolio di tutti quei settori produttivi pubblici e privati, sono quasi il 70% del PIL, che invece non si confrontano con la competitività internazionale. E a questo punto, se condividiamo questa analisi, noi abbiamo due obiettivi di medio termine da dare al Paese. Il primo è di invertire la contrazione della nostra base produttiva. Noi abbiamo avuto una contrazione della base produttiva che è insopportabile. Pensate che, se guardiamo al nostro settore fondamentale, cioè la manifattura, perché dato che siamo un paese importatore di risorse naturali, il nostro deficit energetico dobbiamo ripagarcelo esportando beni manifatturieri più di quanti ne importiamo, però noi nel corso degli anni 2000, quindi nel corso degli ultimi 12 anni, abbiamo perso 24 punti di produzione manifatturiera, attenzione, non nei confronti della Cina, nei confronti della Germania, dove in Germania il costo del lavoro è più alto che in Italia, i salari sono più alti che in Italia, e noi perdiamo, anzi abbiamo perso 24 punti di output manifatturiero nei confronti dei tedeschi, non nei... Poi i cinesi sono un'altra storia, quindi invertire questo processo, e secondo, invertire il processo di declino della nostra produttività, cioè del prodotto per unità di occupazione. Quindi queste sono le due sfide. Allora vado alla seconda parte della domanda che mi è stata posta: possono le politiche del lavoro, le politiche dei mercati,
la discussione in corso sulle liberalizzazioni da un lato, la discussione in corso sul mercato del lavoro dall'altra parte, avere un ruolo nel contrastare, nell'interrompere questo ventennio di divergenza e di difficoltà economica, certamente, come abbiamo già capito, non lo possono fare da sole. Pensare che una buona politica dei mercati, una buona manutenzione dell'articolo 18 piuttosto che del nostro sistema di ammortizzatori sociali da solo possa risolvere il problema della nostra base produttiva, della nostra produttività, è una illusione. E tuttavia, fermo restando questo, quindi fermo restando che poi ci sono condizioni macroeconomiche da costruire, c'è un tema europeo da esaminare, da verificare, se volete poi anche sul tema europeo si può approfondire, no? Noi abbiamo mancato di adattarci all'Europa, ma come possiamo oggi contribuire a costruire un'Europa che sia che sia un'Europa di crescita e non soltanto un'Europa di instabilità e di difficoltà? Ci vogliono sicuramente politiche di sviluppo e di coesione. Io ritengo che una delle più belle cose fatte dal governo Monti sia stata l'istituzione del Ministero per la coesione territoriale, perché ha rimesso centralità politica ad un'azione politica che è molto importante. Ci vogliono politiche industriali di nuova generazione, non le politiche dei contributi a fondo perduto contro cui Baldassarri ha giustamente sempre fatto una grande battaglia, ma le nuove politiche industriali, innovazione, ricerca e sviluppo, capitale umano. Ci vuole una forte ristrutturazione dello Stato. Noi abbiamo uno Stato che non funziona, lo Stato nel suo complesso multilivello, Stato, regioni, comuni, province, tutto questo ci vuole, ma certamente ci vuole anche uno shock di adattamento su due cose a cui avremmo dovuto adattarci già da 20 anni fa per effetto delle nuove tecnologie, della globalizzazione, dell'integrazione europea, e sono certamente le condizioni di apertura dei mercati, soprattutto nei settori che non sono aperti al commercio internazionale, quindi tutti i settori dei servizi privati e pubblici, e secondo anche le condizioni di miglioramento del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro. Ci sono molte cose che potrebbero essere dette su questo. Io concludo solo con qualche spunto di riflessione, poi vediamo anche nel corso della discussione cosa siete interessati ad approfondire. Il ruolo delle politiche del lavoro in questo contesto deve essere anch'esso visto dentro il lungo periodo. Sbaglia fortemente chi oggi, in questi giorni, guarda la discussione in merito alle riforme del mercato del lavoro con gli occhiali della politica politicante del giorno per giorno. Riproduce errori di 20 anni, si prende gravi responsabilità politiche in questi giorni chi, riproducendo l'errore degli ultimi 20 anni, rifiuta di capire che questo è un problema di adattamento strutturale alle nuove condizioni europee e globali. Che cosa si può chiedere alle riforme del mercato del lavoro per dare il calcio d'inizio di un nuovo adattamento? Beh, innanzitutto che dai meccanismi di flessibilità spuria, di cui è ricco anche troppo il nostro mercato del lavoro, si passi a meccanismi di flessibilità autentica. Il che significa che la flessibilità non deve essere connessa a cattivi standard di lavoro. La flessibilità deve essere connessa alla riduzione di tutti i costi di aggiustamento che il sistema socio-economico ha per effetto di tutto ciò che ruota intorno al mercato del lavoro, sia nei mercati interni delle imprese sia nei mercati esterni, quindi nella mobilità e nei processi di mobilità. La vera e autentica flessibilità è quella di una regolazione che garantisce il buon funzionamento dei mercati esterni e della mobilità, riducendo i costi di aggiustamento della mobilità,
e non quella che associa alla flessibilità una cattiva qualità del lavoro. Dobbiamo in qualche modo migliorare quelli che le organizzazioni internazionali chiamano i labor standards, e contemporaneamente invece avere dei sistemi, diciamo, che ci permettono di avere una buona flessibilità. Questo significa probabilmente uno scambio fra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita, e quindi ridurre e razionalizzare gli strumenti della cosiddetta flessibilità in entrata, ridurre, qualcuno dice un solo contratto di lavoro, comunque sicuramente ridurre la proliferazione di contrattualistica del lavoro, le 47 forme contrattuali che generano flessibilità spuria, probabilmente là dentro anche chiedere alle imprese qualche sacrificio, perché per le forme di contrattuali più flessibili bisognerebbe, come dire, aumentare il costo, almeno quello contributivo, almeno quello dell'accesso a un sistema di base di ammortizzazione sociale, per esempio. Sicuramente migliorare le condizioni previdenziali. C'è chi dice che anzi un lavoratore flessibile dovrebbe costare di più di un lavoratore fisso, perché il lavoratore fisso ha minor rischio di perdere il posto di lavoro e quindi è disposto a guadagnare meno di uno flessibile. Ma sicuramente dall'altro, diciamo, lo scambio, se volete questo è anche un elemento di possibile scambio politico, è quello di migliorare le condizioni della flessibilità in uscita, dove la questione della flessibilità in uscita, cioè la questione che, diciamo, giornalisticamente va sotto il nome di articolo 18, anche lì non può essere affrontata in modo ideologico, in modo appunto a prioristico, perché guardate che se noi volessimo nel nostro paese, come giusto che sia, che le politiche del lavoro avessero come obiettivo di massimizzare le probabilità che i posti di lavoro siano stabili, l'articolo 18 mica fa questo. L'articolo 18 non ha relazione con l'aumento della stabilità dei posti di lavoro. E questo che io rimprovero a chi in questi giorni guarda questa questione in modo troppo ideologico, troppo agonista, troppo arroccata a schemi e anche a difese posizioni tradizionali. L'articolo 18 non garantisce la stabilità del lavoro. L'articolo 18, cioè, se un'impresa muore, come stanno morendo decine di imprese in queste settimane in Italia, in questi mesi, no? Se un'impresa muore, non c'è nessuna garanzia della stabilità di quel lavoro. Non c'è nessuno, per esempio, in Italia, nelle politiche pubbliche d'Italia, che si assume la responsabilità di accompagnare il lavoratore di un'impresa che sta morendo verso un percorso di formazione, riadattamento, recupero di professionalità e verso un'altra impresa. Nessuno lo fa. Questa sarebbe la funzione pubblica da garantire. La funzione pubblica da garantire sarebbe una politica pubblica e servizi pubblici pagati anche dalle imprese, certo, pagati anche dalle imprese, oltre che dai sistemi assicurativi e anche dei lavoratori di corso, quindi pagati con sistemi anche assicurativi, che riduca il costo del licenziamento, ma non solo per l'impresa ma anche per il lavoratore, che dovrebbe poter ottenere una serie di canali per poter ricollocarsi. E infine, terzo punto, quindi flessibilità di entrata, flessibilità di uscita, terzo punto collegato a questo è una riflessione sul nostro sistema di ammortizzatori sociali, perché anche lì non discutere, non riflettere su cosa significa avere una CIG straordinaria che può durare N anni indefinitamente, no? Fermo restando che è ovvio che non si può fare una riforma così in una settimana, che è una riforma ben pensata nel medio termine. Non discutere su questo significa non porsi il problema appunto del ricollocamento dei lavoratori nelle imprese che non dovessero più ripartire, che invece è il vero problema. Cos'è meglio? Adesso la voglio fare un po' tranchant, no? Ma capitemi,
delle centinaia di migliaia di lavoratori italiani che in questo momento sono in CIG, no? Una quota purtroppo è legata a imprese che non avranno prospettive di riaprire o di riaprire a quel livello occupazionale a cui stavano prima, no? Allora, cosa è meglio per questo lavoratore? Diciamo, starsene a casa ricevendo il sussidio in attesa di fare la sua settimana mensile e poi magari dopo 2 anni, dopo 3 anni perde comunque il posto di lavoro, o invece essere collocato dentro processi che lo aiutino nella formazione, nel riadattamento, nella ricerca di altri posti di lavoro? Questa seconda cosa non la fa nessuno in Italia, nessuno, non l'abbiamo mai fatta. La stabilità è stare in ciclo, la stabilità è stare in un sistema di flex security più efficiente. E quindi l'obiettivo di favorire i processi di riallocazione e di ristrutturazione, su questo chiudo, c'è un grandissimo tema legato al sistema formativo, come funzionano i nostri sistemi formativi. Mario Baldassarri ve lo ha, come dire, sviluppato in modo molto veloce, pensando all'università, ma guardate che noi abbiamo un tema di sistema formativo che non è soltanto quello universitario. Noi abbiamo un sistema formativo che fa cadere continuamente e costantemente i giovani italiani in 2 trappole. Da un lato la trappola della sovraformazione, e cioè di formare diciamo così, troppe figure ad elevato livello che poi la struttura produttiva della nostra economia non riesce ad assorbire, ma dall'altra parte contemporaneamente del fatto che, come potete vedere guardando qualsiasi delle indagini che Union Camera, Confindustria fanno, contemporaneamente di un mismatch sul mercato del lavoro per tantissime qualifiche tecniche, operaie e qualificate. Quindi abbiamo un sistema formativo doppiamente fallimentare. Forma indipendentemente dalla domanda del lavoro delle imprese, non forma dove c'è domanda di lavoro, e poi non ha mai fatto la formazione continua. La formazione è... Questo, devo dire, adesso non è vero soltanto per voi oggi, era già vero per la mia generazione, no? Quindi questo è da 30 anni che è così. Non esiste più, direi appunto, da quando è finito il fordismo, quindi dagli anni 70 in poi del passato secolo, non esiste più che tu studi 4-5 anni molto bene nell'università e poi campi su quelle cose che hai imparato in quei 5 anni per 40 anni. Questo non esiste più da 40 anni. Ci vuole un processo di formazione continua, aggiornamento continuo. Le nostre università e il nostro sistema formativo non sono adeguati a questo, non hanno mai voluto affrontare questa impresa. Chiudo. Questa trattativa può andare, non può andare. Io vi do 2 riflessioni, poi se volete in base a altre domande ci torniamo e ci riflettiamo. Io ho, diciamo, una buona notizia e una cattiva notizia, se volete una previsione positiva o negativa. Quella positiva è che secondo me, se voi guardate alla trattativa in corso dal punto di vista, diciamo così, di una trattativa, cioè di chi può dare, chi può prendere, chi può ricevere, chi molla, secondo me le questioni sul tavolo sono sufficientemente equilibrate affinché un processo di caduta su un punto di equilibrio si possa trovare, perché migliorare le condizioni, la flessibilità in entrata è positivo per i sindacati, avere una migliore gestibilità della flessibilità in uscita, anche soltanto anche senza andare sulla proposta Echino, ma anche soltanto riducendo i tempi e i costi e le caratteristiche strettamente giuridiche dei processi collegati alle forme di licenza, quindi anche soltanto intervento sull'operatività dell'articolo 18, comunque c'è un dare e avere. Sugli ammortizzatori pure c'è un dare e avere. Quindi è un percorso negoziale in cui ci sono alcuni dare, alcuni avere, cioè non è qualcuno che deve dare tutto, è qualcun altro che pretende tutto. Quindi secondo me è positivo, certo. C'è una condizione che migliorerebbe questo punto di caduta da trovare, e la condizione che il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali che vorremmo, e che tra l'altro ci sono diverse ipotesi in campo, qua tra l'altro vedo presenti anche alcuni degli studiosi che hanno fatto alcune delle ipotesi che sono in campo, quindi poi magari lo chiamiamo
chiamiamo Luciano Forlani a spiegarcela, ma insomma in questo nuovo sistema di ammortizzatori sociali che vorremmo, deve essere un po' più ampio di quello esistente, deve coprire una quantità di popolazione maggiore, quindi probabilmente deve essere anche un po' più costoso, e certo se fra la lotta all'evasione, il recupero di un po' di risorse dalla lista dei 770 regimi di erosione fiscale che l'allora dottor Ceriani, oggi sottosegretario Ceriani, aveva stimato per colpa del gruppo di lavoro messo in piedi da Tremonti, un po' di recupero di evasione, un pochino di spending review e di sistemazione della spesa pubblica, se io me la sentirei, diciamo, come qui parlo come esponente del mio partito, del mio gruppo parlamentare, me la sentirei di dire al governo: sì, va bene, adesso tu come obiettivo, come tempo c'hai l'aprile del 2013, questa riforma dobbiamo finalizzarla alla fine del 2013, però butta il cuore oltre l'ostacolo, perché se da qui all'anno prossimo, grazie alla spending review, alla riduzione dell'erosione fiscale, alla lotta all'evasione e magari sperabilmente anche alla riduzione degli spread e quindi alla riduzione delle previsioni che abbiamo fatto su tassi di interesse, perché 100 miliardi sono nell'ipotesi peggiore, se magari poi gli spread, grazie anche all'eccellente lavoro che sta facendo Monti e grazie, diciamo, speriamo anche a un'Europa che rinsavisce, grazie a tutto questo, se poi trovassimo da qui alla fine dell'anno prossimo quel chip in più da mettere sugli ammortizzatori, certo, questo favorirebbe la trattativa. Invece la notizia negativa è che c'è una cosa purtroppo complicata, davvero complicata in questo tavolo. Paradossalmente il dibattito ideologico che una politica politichese sta facendo in questi giorni di questa vicenda invece dimentica il vero punto complicato. Il vero punto complicato è che noi abbiamo una grande differenza tra piccole e grandi imprese. Quando parliamo di assetti di regolamentazione del mercato del lavoro, di contributivi, cioè, è molto diversa la prospettiva delle grandi rispetto alla prospettiva delle piccole. Anche, diciamo, la struttura organizzativa e del personale delle piccole e piccolissime imprese è totalmente diversa da quella delle grandi. Diciamo che molta di questa discussione sta dentro la cultura dell'impresa più grande. L'estensione di questa discussione agli 11 milioni di persone che lavorano nelle imprese più piccole è molto più complicata. Ma se volete, e quindi se volete, se qualcosa può fallire, si fallisce sulla questione piccola grande impresa. Avete visto proprio che Rete Impresa Italia non ha firmato il documento congiunto Confindustria ABI, no, emerge questo tema e va affrontato perché andrebbe anche lì capito come mettere questa cosa in un dare avere. A me piacerebbe poter dare agli 11 milioni di addetti delle piccole e piccolissime imprese in Italia qualche elemento di protezione sociale in più, ma naturalmente dobbiamo farlo evitando che i costi a carico delle piccole imprese diventino insopportabili, perché certamente uno degli elementi di forza, se volete, della piccola impresa italiana è anche quel minore costo, quella maggiore flessibilità, quel minore costo contributivo che invece le permette di competere rispetto alla grande impresa. Quindi il fatto positivo è che la trattativa ha sul tavolo, credo, sufficienti elementi in cui ciascuna delle parti può ottenere dando qualcosa. Il punto forse ancora non chiaro, che dovremo nei prossimi giorni sviluppare meglio, è di come coinvolgere pienamente, non soltanto prospettando le costi, il sistema delle piccole imprese in Italia. Ringraziamo anche l'onorevole Casi per il suo intervento, anche questo ricco di proposte, ricco di attualità, e appunto su questi temi io vorrei aprire il dibattito lasciando uno spazio alle domande da parte vostra su tutti questi temi che abbiamo affrontato. Ci sono sicuramente. Prego. La prima, io? Sì, prego. No, larga e giovane. Intanto meditano i giovani. No, io volevo, sollevare un problema agganciato a quello che si sente molto brevemente e chiedere un chiarimento. Credo che ci sia un problema politico rilevante dietro a un problema economico, e cioè il costo di consenso che si pagherebbe nel fare una politica, diciamo, di visione, cioè di
di pensiero lungo, come si dice ora, perché una politica strettamente rigorosa agganciata a una prospettiva significa sacrifici nel presente e quindi una riduzione di consenso, di voti, detto proprio brutalmente. In più c'è un vizio anche da parte dell'opinione pubblica che non apprezza, questo almeno è il mio punto di vista, ma sto qui proprio per sentire qual è invece l'opinione sua, cioè l'opinione pubblica non apprezza il singolo lavoratore delle risposte di strategia proiettate nel futuro, vuole il pronto soccorso, quindi una risposta molto breve, molto immediata, che tolga le castagne dal fuoco senza troppe chiacchiere. Allora, rispetto a questo concorso di colpa della politica che non sa disegnare una traiettoria e un elettorato che non la cerca, come se ne esce? Aggiungiamo anche qualche altra per raccoglierla? Prego. Una delle brevissime considerazioni sulle argomentazioni di professor Causi. Causi ha parlato di tre elementi, tre fattori che hanno stato la pianta fondo del nostro destino: la tecnologia, la globalizzazione e l'integrazione. Io, come sono totalmente d'accordo, voglio soltanto fare una piccola chiosa, che la distruzione della grande impresa che è avvenuta a ridosso del 92 ha portato sostanzialmente che l'abbandono, la non partecipazione, la non presenza sulla frontiera tecnologica è stata quella che poi ci ha fatto leggere molto male il processo di globalizzazione e nello stesso tempo ci ha portato a leggere ancora meno l'integrazione. Io faccio soltanto l'esempio: la Germania esporta il 50% del suo PIL, noi siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, esportiamo il 26% del nostro PIL insieme alla Francia, che non è al nostro livello come industria manifatturiera. Mentre il 50% del PIL della Germania è così alto di know-how che continua a crescere, noi tendiamo sempre a diminuire. Il rapporto con la frontiera tecnologica, vi faccio un esempio: il direttore della Comunità Europea per investimenti nel settore dello spazio mi ha raccontato che giorno fa, che ha avuto un incontro un po' di credo l'anno scorso con un industriale che fa antenne per radio, e lui voleva aiutare questo industriale importante con un apporto finanziario ma anche così tecnologico per far aumentare il livello ai tecnici di queste antenne che hanno fatto in Romania, in Bulgaria, quindi ha sempre fatto. Bene, questo signore, che faccio nome inutile, ha rifiutato sostanzialmente questo approccio innovativo del bene, ha continuato a fare questo passo. Ecco, il problema è andato lì, è nato nel 92, quando noi abbiamo distrutto la nostra grande impresa. Vi faccio esempio: i trasporti, noi abbiamo un'azienda che ha avanzato Breda, che ha vinto un concorso adesso per fornire treni ad alta velocità di seconda generazione, quei treni sono sostanzialmente della Cervecero della Bombardier, cioè noi dobbiamo investire in questo settore per 10 anni, come possiamo pretendere di reggere con altre imprese molto importanti che hanno investito? Cioè, il problema vero secondo me è nato proprio lì, nel processo di investimento con la perdita della grande impresa nella frontiera. Chiudo, mi faccio anche un esempio, fare un esempio a quello che ha detto il professor Causi sul problema anche degli investimenti stranieri. Non è l'articolo 18 il problema è il sistema del nostro paese che non invoglia gli investimenti. In Gran Bretagna gli investimenti stranieri in Gran Bretagna ammontano l'anno scorso a 60 miliardi, gli investimenti stranieri in Italia sono andati intorno ai 4 miliardi. Cioè, voi pensate che questa sia una questione di articolo 18, di costo del lavoro, tutte fesserie. Il problema è che venire in Italia non conviene, non è possibile. Per aprire un'azienda ci vogliono 200 giorni, per la giustizia civile non funziona, la giustizia penale non funziona.
non ci sono, cioè è il contesto, non è, quindi è un falso problema quando si dice il costo del lavoro, sono fesserie, come dicevo giustamente prima Causi, il costo del lavoro in Germania è più alto, come tutti fanno investimenti. C'è un'ultima domanda da parte dei ragazzi, dai. Cioè. Io volevo rispondere anche al professore e anche a te Federico, io di nuove proposte non le ho sentite, cioè di nuove idee concrete per uscire da questa crisi non le ho sentite, sono le classiche proposte che fanno da 15 anni, io ne ho 22 me le ricordo, mobilità nel lavoro, più mobilità, laureato in tessere, uno va al call center, inizia ad andare a lavorare nei mercati come ambulante, oppure fa il commesso a piccoli impieghi, così. Le fabbriche in Italia non ci sono, le grandi anche fabbriche con una partecipazione statale hanno chiuso, l'alluminio in Sardegna non c'è, le piccole imprese del sud, come anche vabbè, la USA non era del sud, hanno chiuso e vanno a lavorare in Romania o in Serbia. Quindi non c'è proprio lavoro. Poi, tornando anche, scusi, alla domanda del signore che diceva la politica del pronto soccorso, le persone vogliono il pronto soccorso perché le famiglie non arrivano a metà mese con tre figli e con anche gli studenti, i figli studenti all'università. Si cerca un pronto soccorso ma si cerca anche un'idea per il futuro. Non c'è un progetto che può essere anche più invio. Qua abbiamo le ferrovie che non funzionano, il sud è tagliato. La Puglia non ha treni per arrivare a Milano, devi arrivare da Roma e da Roma vai a Bologna e da Bologna vai a Milano. Gli autobus, vabbè, neanche perché le autostrade sono pure quelle che sono e non c'è niente in Italia che funziona, gli ospedali altrettanto, quindi perché non ci sono nuove proposte? Ed è quello anche che vogliono tutti, noi soprattutto, perché il nostro futuro per quanto è apparso è disfacero, cioè nei prossimi 11 anni forse troveremo lavoro quando avremo 30 anni e più, quindi a questo punto non sappiamo cosa aspettare. Ma forse posso bisogno. Sì, forse è meglio. Io in realtà volevo intervenire su delle tematiche che prima Marco Causi ha evocato, sono molto bravo, mi occupo tuttora di lavoro dal punto di vista della strumentazione diciamo tutela economica della corporazione di mandato. Però lascio un attimo da parte perché mi interessa più il dibattito così come si è sviluppato, rinviando eventualmente per chi vuole della curiosità, nel sito nelmerito.com c'è questa mia idea di proposta, per cui magari faccio un attimo tornerò. Mi interessa invece il discorso più generale, perché quello che credo sia importante e che deve invitare a un'attenta riflessione è che ci troviamo in un punto di discontinuità in cui quello che occorre è vedere, per fare un viaggio che io penso sia lungo e che non sarà breve, vedere quello che ci conviene portare presso questo nuovo viaggio. Abbiamo avuto dei ritardi e commesso degli errori negli anni passati, alcuni venivano prima evocati, sono molto d'accordo con quello che diceva Marco prima e anche quello che diceva lei a proposito del ruolo della grande impresa che a un certo momento ha finito per non esercitare più il ruolo di motore e di trascinatore del resto, no? Allora, ci sono stati degli errori per il passato, però noi affrontiamo il futuro oggi con una cassetta degli attrezzi, con uno zaino che forse non è adatto ad affrontare le nuove sfide, e da questo punto di vista anche lo zaino del welfare, cioè di quel sistema di tutele che accompagna la transizione, non solo mancanza di lavoro ma anche altre cose, è un qualcosa che vale discusso, ma vale discusso cercando di abbandonare, diciamo, le zone di sicurezza passate. Oggi noi dobbiamo entrare in un ordine. Quando io leggo il lavoro atipico, che mi piace poco, però inviterei a una riflessione di questo tipo. Attenzione che il lavoro atipico si è rovesciato rispetto a te, è il tipico che è atipico e l'atipico che è tipico, perché se noi guardiamo gli stock abbiamo un'idea e una rappresentazione, se guardiamo i flussi scopriamo che i tre quarti delle persone che entrano sul mercato del lavoro ci entrano con formulazioni, con tipologie, con tatuaggi diversi, quindi cerchiamo di avere un'idea di quello che è la normalità, non la normalità che vorremmo, quella che c'è, dopodiché prendendo atto che il mondo funziona in un certo modo,
si possono operare nei correttivi per cercare di costruire delle riforme adeguate, appropriate, in maniera da rispondere alle nuove esigenze, perché è inutile essere romantici e dire quanto era bello 20 anni fa, 30 anni fa, a parte il fatto che 30 anni fa non è che fosse bello, c'erano anche altri difetti, altri limiti, però certamente non è una buona prospettiva quella di spostarci verso il futuro portando appresso delle cose che sono inadeguate. Allora la questione di fondo è: noi siamo oggi in una condizione difficile, lo ricordava prima Marco Causi, in cui ogni anno noi dobbiamo staccare, se va bene 70 miliardi di euro e se va male 100. No? Allora, quando qualcuno ha un problema di questo genere, è chiaro che i margini di manovra della spesa pubblica sono estremamente limitati. Se sono estremamente limitati, occorre che qualcuno si ponga il problema di rivedere la qualità della spesa. La spending review ha questo fine, cioè bisogna scegliere, perché oggi, avendo spostato la politica di bilancio a Bruxelles, non avendo il margine di valutazione, è chiaro che ogni politica è armata contro l'altra. Se si fa questo, non si fa quest'altro. Allora, le cose vanno viste anche dal punto di vista del rendimento che assicurano in termini di crescita, di coesione sociale, di occupazione e quant'altro. Per fare questa operazione, e vengo proprio all'ultimo punto, quello degli ammortizzatori sociali, bisogna che paghino tutti, perché non è possibile che si continui a mantenere in piedi un sistema che fa pagare a pochi, perché dal punto di vista della contribuzione, per esempio l'utile della disoccupazione, una parte delle imprese paga l'1,31 più 0,30, quindi l'1,61, e un'altra paga che paga dal 3,51 al 4,71, perché dentro ci sono altri strumenti di tutela. Probabilmente questo discorso va rivisto e bisogna che paghino tutti, compresi, in questo io mi rendo conto di essere provocatorio, compreso, faccio se volete un autogol essendo un operatore pubblico, compresi i lavoratori pubblici che hanno dalla loro la possibilità di avere una relativa sicurezza del posto di lavoro che molti del settore privato non hanno, perché se in una situazione quale quella attuale qualcuno dice facciamo una riforma di ammortizzatori sociali che costa, girate delle cifre, 10 miliardi di euro, 8 miliardi, è un'operazione che si può alla quale si può accennare in termini di comunicazione, in termini di altri, non è praticabile, nel senso nelle condizioni date non c'è possibilità di farlo. Allora, come si dice in gergo, si spalma la sfiga, no? E quindi se pagano tutti come per le tasse, forse tutti pagano meno, e quindi possono pagare i privati, possono pagare i pubblici, e a quel punto il sistema tiene. Poi rispetto alla domanda, mi permetto di rispondere, cioè, ma noi risposte a breve non le diamo. Io diffido delle ricette a breve, perché abbiamo accumulato tanti ritardi e tanti errori che oggi vengono tutti a pettine e non li governiamo, e non governiamo noi la giostra come paese, tali che se facciamo qualcosa di positivo lo facciamo per avere dei, non un'accentuazione di ritardi a breve, ma costruire un futuro a medio termine leggermente migliore di quello con il quale oggi dobbiamo fare i conti. Scusate se ho occupato. Grazie, professore. Non rispondo. No, rispondo sì, ma una piccolissima considerazione su questo. Poi finisco. Sulla questione del mercato del lavoro e capitalismo. È 30, però. Prima la flessibilità che bisogna avere, l'obbligo soltanto di persone della città. Nel 1990-92 la Volkswagen aveva seri problemi, cioè le sue automobili costavano molto, il costo del lavoro era molto alto, avevano problemi di export, cioè era una situazione molto difficile. Fecero un grande accordo con i sindacati, per cui i sindacati accettavano flessibilità, aumento delle ore di lavoro, come diceva prima il nostro professor Causi, accettarono anche in funzione di un'operazione che fece la fabbrica nuovi modelli di comportamento professionale, cioè, quindi accettarono di andare a formarsi. Perché? Perché la Volkswagen, a fronte di questo meccanismo di flessibilità, fece dei notevoli investimenti per migliorare sia
il layout produttivo, ma per migliorare il prodotto e il know-how. Quindi ecco in cui capitalismo e lavoro si sono trovati nel difendere il futuro di quella fabbrica che era la loro. Scusate, ma sembrava interessante questo discorso. Appunto, anche ritornando all'ultimo breve accenno che ha fatto il signore, la contrattazione collettiva, a me in generale comunque il ruolo del sindacato, quale comunque organismo di mediazione tra le istanze dei singoli lavoratori e poi l'impresa, sembra che proprio in questo momento ci sia un deficit di rappresentanza da parte di un ceto in generale, quelli che vengono definiti outsiders, in generale quelli che non hanno occupazione, quelli che non sono rappresentati a livello sindacale, e dall'altra parte invece una tutela forse eccessiva di quelli che sono gli insider. E come si può risolvere comunque questo problema, anche trovare un canale di rappresentanza appunto per queste persone che rischiano di rimanere senza voce? Una domanda semplice, però insomma l'intervento non mi trovo per il signore, lì diceva sì, diciamo, per riformare gli ammortizzatori sociali abbiamo un problema enorme di costi, ok, però io da bravo lavoratore precario mi pongo un problema, diciamo che è quello che si pongono tutti quelli come me, va bene, ma se perdo il lavoro, ma io poi ultimamente insomma ho anche migliorato la mia situazione, ma se perdo il lavoro nessuno mi paga la disoccupazione, e quindi io di fatto ricado in una situazione in cui, come dire, non spendo e ritorno alla situazione, diciamo, di vita da studente, in cui, come dire, il mio apporto all'economia generale assolutamente bassissimo. Quindi secondo me, cioè, un tema che è importante è, come dire, sì, si esce dal lavoro, prima di ritrovare quell'altro in mezzo che succede? Secondo me una qualunque politica che risponda a questa roba ci toglie un bel problema, ecco. Insomma, poi io forse la prendo un po' semplice, però l'ultimissima domanda. Prego, professore, l'ultima domanda. Io volevo fare una breve osservazione, una domanda, cioè io ho sentito il professor Causi che ha parlato di un problema di declino anche relativo all'innovazione tecnologica, della difficoltà per usare il passo. Però c'è anche da considerare una cosa, che in Italia, anche per una certa mancanza di forza dei sindacati, il costo del lavoro e la distribuzione del reddito sono ritornati a livelli degli anni 50, in termini di proporzione. Io penso che questo declino del costo del lavoro, cioè della parte del reddito nazionale che va al lavoro, sia un motivo importante anche del declino tecnologico, perché i casi che sono stati fatti dalla Germania, che hanno costi del lavoro anche più elevati, non comportano un declino tecnologico. Avere un lavoro che costa di più è un incentivo allo sviluppo tecnologico, non è un disincentivo. Quindi quando si preme sul peggioramento delle condizioni del lavoro, non è che si fa un servizio allo sviluppo tecnologico, perché un lavoro che costa di meno induce gli imprenditori ad investire di meno dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. E io penso che in generale in Italia ci sia storicamente un problema di scarsa
scarsa capacità manageriale, imprenditoriale della borghesia italiana. In Italia da più di un secolo si basa lo sviluppo sui bassi salari. Io penso che questo sia un problema che dovrebbe essere affrontato in maniera più migliore. Però non c'è la domanda, sono piccolo imprenditore. Certamente l'articolo 18 non è, come diceva Causi, non è la panacea, l'importante è discuterne come se ne sta discutendo e ragionare senza nessuna preclusione. Quello che viene fuori è che, dicevi tu dove andiamo, no? Come riusciamo a trovare il futuro. Probabilmente dobbiamo cominciare a capire che non c'è una scorciatoia, ma c'è da agire su alcune cose, che sono le regole del sistema, tu lo dicevi. Noi abbiamo l'11 milione di cittadini che lavorano nelle piccole e medie imprese, nelle quali il costo del lavoro, è alcune di queste sono sui mercati internazionali, altre sono sui mercati dei servizi. Sui mercati dei servizi siamo ancora all'età della pietra, non abbiamo liberalizzazioni, abbiamo paura di parlare, parliamo dei taxi e non degli ospedali, tanto per dire. Alcuni miei colleghi imprenditori hanno investito in Germania, in un anno hanno aperto un ospedale, anzi tre ospedali, pagando e costando l'investimento molto meno dell'equivalente intervento in Italia, e in un anno hanno avuto questi tre ospedali autorizzati con le assicurazioni private, seppur governati in un sistema pubblico, e stanno lavorando. In Italia, Lazio, noi abbiamo 12 strutture nel Lazio di ospedali costruite con investimenti privati, esclusivamente privati, da anni ferme per mancanza di autorizzazioni della regione, che avrebbero dato lavoro a 12, vogliamo dire a 4.000 dipendenti, tra dirette, no, forse un po' meno, 3.000 tra dirette e indirette. Sono ferme, con il rischio che queste imprese, soprattutto quelle che hanno finanziato con l'accumulazione primitiva, con la propria accumulazione stanno saltando. Questo vuol dire discutere in una logica di sistema, perché se no noi non ci andremo mai all'estero. Ultima considerazione, io ho lavorato in un'azienda multinazionale americana piuttosto grossa e famosa, diciamo nel suo settore della tecnologia di calcolatori. Lì non c'erano i contratti atipici, eravamo tutti atipici. Il venerdì alle 5 ci poteva chiamare il capo e dire: è stato un piacere aver lavorato con te. Da lunedì la tua scrivania è per qualcun altro. Ed avevamo tutti i contratti formalmente a tempo indeterminato, informalmente, ma sostanzialmente a tempo indeterminato finché il lavoro c'era. Questo non per dire che tutto è meglio, cioè è una realtà complicata, però se non interveniamo sulle regole, ho paura che noi possiamo, regole di sistema, cioè cosa serve a far aprire le imprese? Perché se non facciamo aprire le imprese non troviamo lavoro, non stabilizziamo le cose e mi fermo. Vabbè, grazie molte. Pochi minuti perché poi dobbiamo lasciare la sala. Allora comincio con la domanda più importante, poi invece la prima domanda la faccio per ultima. Le proposte sono vecchie, non c'è il New Deal, è vero? Io l'ho detto in premessa, se discutiamo delle liberalizzazioni di mercato del lavoro non stiamo discutendo della panacea per lo sviluppo italiano, sicuramente non nei prossimi 6 mesi. Noi dobbiamo ricostruire, da questo punto di vista, la prima condizione è di ricostruire un'Europa che cresce. Non ci siamo molto soffermati sull'Europa oggi, però è chiaro che per quanto riguarda le attuali condizioni italiane, la nostra scommessa non può che essere l'Europa, non ce ne sono altre, non ci sono scommesse per noi fuori dall'Europa. Anche quegli schieramenti politici come la Lega che sono molto contrari alle attuali politiche di stabilizzazione e di risanamento, no? E che poi dicono: ah, ma noi nel nord ce la facciamo, no? Ce la fate dove nel nord? Se fuori dall'Europa neanche il nord Italia ce la fa. Quindi il tema è tutto europeo. Come giustamente ha detto Mario, tantissimi studiosi, addetti ai lavori, chi di voi studia economia non avrà difficoltà a trovare una vastissima letteratura che fin da quando fu fatto il trattato di Maastricht metteva in evidenza le criticità dei trattati europei, Maastricht prima e poi
i successivi, Lisbona, abbiamo, secondo me noi abbiamo, ma non in prospettiva da qui a 20 anni, in prospettiva da qui a 24 mesi, la necessità di aprire una questione costituzionale in Europa, di riforma dei trattati, di riforma della governance, di introduzione di meccanismi anche di democrazia diretta, per esempio con l'elezione diretta del Presidente dell'Unione Europea. Dobbiamo assolutamente contrastare la tendenza all'asse franco-tedesco. Non sottovalutate il risultato ottenuto da Monti qualche giorno fa con un documento firmato dai 12 paesi. È stato poi la stampa italiana, poi sì, un altro evento dobbiamo farlo, Roberto, su politica e comunicazione, perché stampa italiana è un trafiletto fondamentale. Un documento firmato da 12 paesi e non dalla Francia e dalla Germania contro il direttorio franco-tedesco per il metodo comunitario, e attenzione, firmato dall'Olanda, questa è la vera novità, firmato da Olanda e Inghilterra. Inghilterra paese, diciamo, tiepido con l'Europa, e Olanda paese sedentario. Olanda, in Europa fanno surplus Olanda, Germania, Austria e Finlandia. L'Olanda si è sganciata dal gruppo, cioè un risultato diplomatico e politico molto rilevante, ed è una battaglia che deve continuare sul piano politico, tramite le elezioni francesi e poi quelle tedesche, e sul piano della nostra capacità italiana. Dobbiamo, io penso, e mi limito a questo perché ci sarebbe veramente bisogno di un'altra discussione, penso che l'Europa, un po' come diceva poco fa Mario Baldassarri, non può non essere un fattore di crescita, non può non pensare alla sua crescita interna, e quindi ci vuole un passaggio in cui l'Europa decide di fare politiche economiche per la sua crescita interna. Ci possono essere vari schemi, per esempio c'è lo schema Obama, gli americani da 2 anni che dicono, ma sono i paesi eccedentari, facciano sviluppare la domanda interna, non necessariamente con la spesa pubblica, anche sotto, per esempio la Germania. È vero che la Germania ha salari più alti, ma ha salari più alti nei settori dove c'è la contrattazione collettiva, dove c'è la Mitbestimmung, cioè la partecipazione dei lavoratori ai profitti d'impresa. E quello è il 40% del mercato lavoro tedesco. Il restante 60% del mercato lavoro tedesco è esattamente come i vostri lavori precari, con salari molto più bassi dei salari vigenti nelle grandi imprese dove c'è la Mitbestimmung. Allora, per esempio, introdurre in Germania, e sarà uno dei temi politici delle prossime elezioni tedesche, io credo, introdurre in Germania una legge sui salari minimi, perché la Germania è un po' come l'Italia, non ha un salario minimo perché ha sempre avuto una forte contrattazione collettiva, e quindi sono i contratti collettivi a fare da norma secondaria per i salari. Senza salario minimo, invece, per esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti c'è invece un salario minimo legale. Allora, introdurre un salario minimo legale in Germania che vada a coprire i settori del mercato del lavoro deboli e del lavoro aumentando i salari lì in Germania e quindi aumentando i consumi tedeschi, quella sarebbe un buon modo per contribuire al riequilibrio europeo e all'aumento. Quindi non è soltanto la spesa pubblica, è anche una buona conduzione macroeconomica. Qui, è inevitabile, qui mi fermo, è inevitabile che questo passaggio deve attraversare un rafforzamento delle istituzioni federali d'Europa. Non vedo un'Europa più forte se non c'è contemporaneamente un investimento sulle istituzioni politiche in senso federale dell'Europa, e lì noi avremo invece il dolore dei francesi, perché mentre i tedeschi sono, paradossalmente, noi vediamo la Merkel anche un po' in questo becero anche tentativo di ributtarla nel nazionalismo, vediamo di Nicola Merkel, però paradossalmente i tedeschi sono anche pronti a cessioni di sovranità federale, perché sono abituati a un ragionamento federale. Meno pronti sono i francesi, lo si vede già in queste prime battute della campagna elettorale della Francia. Contemporaneamente noi dobbiamo, come dicevo all'inizio, contrastare il declino della nostra base produttiva. Io non a caso ho parlato di politiche industriali di nuova generazione. Sono convinto che adesso liberalizzazione va bene, mercato del lavoro va bene, penso che sia assolutamente determinante mettere come priorità dell'agenda governativa, anche nel breve termine, alcune delle cose che lei diceva. Qualcosa
devo dire, i poveri Monti e Fabrizio Barca l'hanno fatta, perché hanno sbloccato 3 miliardi di euro di soldi incagliati di cofinanziamenti comunitari. Intorno a quei 3 miliardi hanno montato una riprogrammazione di 9 miliardi di euro. Tra l'altro, il modo in cui hanno fatto questa riprogrammazione di 9 miliardi è stato applaudito all'ultimo Consiglio europeo ed è stata considerata come benchmark per una riprogrammazione complessiva dei fondi comunitari incagliati, che sono pari in tutta Europa a 84 miliardi di euro. Questi 9 miliardi di euro sono messi proprio nelle cose che lei diceva: alta capacità Napoli-Bari, completamento dei progetti e poi credito d'imposta per l'occupazione delle imprese del sud. Quindi il credito d'imposta significa tutti, uno, cioè possono essere altri provvedimenti che riducono, anche se temporaneamente, il costo del lavoro nel sud, e politiche industriali, quindi politiche industriali di nuova generazione. La nostra cassetta, e quindi questo risponde anche a quello che diceva Luciano Forlani, è vero, finché noi, lui dice, la nostra cassetta degli attrezzi è scarsa, sì. E sapete perché è scarsa la nostra cassetta degli attrezzi? Perché nell'incapacità della politica di decidere in questo povero paese, la cassetta degli attrezzi ce l'ha scritta la BCE. Ed è chiaro che se la cassetta degli attrezzi te la fai scrivere dalla BCE o dal Fondo Monetario, quelli macroeconomisti sono. Quelli ti guardano l'Italia come fanno la missione, vengono in Italia e guardano l'Italia con gli occhiali del macro financial analyst del Fondo Monetario della BCE, e quindi la guardano come macro financial analyst. Non sanno nulla dei nostri territori, delle nostre piccole imprese, dei nostri vantaggi comparati, del fatto che abbiamo l'agroalimentare migliore, non lo sanno. Loro guardano debito pubblico, entrate e spese, competitività, gruppo, e quindi hai quella da stessi attrezzi. Ma è per questo che noi abbiamo bisogno adesso di una fase politica in cui la cassetta degli attrezzi ce la scriviamo da noi, non ce la facciamo scrivere dagli altri. È proprio per questo. Contrattazione collettiva, come si rappresenta gli outsider, secondo me, questo è il mio punto di vista personale, questa è la vera sfida delle organizzazioni sindacali, perché organizzazioni sindacali che si chiudono corporativisticamente a rappresentare solo alcuni e non altri sono destinate poi alla fine a non rappresentare più nessuno, e quindi a perdere anche capacità di rappresentanza sociale. Ci sono stati altri momenti nella storia d'Italia in cui gli insider hanno fatto sacrifici per gli outsider. Questo il momento è arrivato di nuovo adesso, quindi dobbiamo chiedere agli insider di essere solidali con gli outsider anche tramite le loro rappresentanze. La risposta sulla questione della riforma degli ammortizzatori sociali è quella che dicevo alla fine. Noi dovremmo poter, diciamo, aumentare la capacità di copertura nei confronti di mondi oggi non coperti, trovando un equilibrio rispetto alla questione del costo per le piccole imprese. Luciano Forlani ha lanciato una proposta interessante e provocatoria, che paghino anche i lavoratori pubblici, che sono quelli che invece non hanno il rischio di disoccupazione. Se dobbiamo fare, per esempio, far pagare un contributo per il nuovo regime di assicurazione contro la disoccupazione anche ai lavoratori pubblici, sarebbe un modo per dire: tu sei insider, dai una mano. Sulla questione della cattiva distribuzione del reddito sono d'accordo, non ho il tempo. E infine, no, la prima domanda che avevo lasciato per l'ultima: certo, una politica di visione lunga ha un costo politico. L'opinione pubblica vuole risposte immediate. Come se ne esce? Se ne esce facendo in modo che la maggior parte possibile delle rappresentanze politiche di questo paese facciano un patto a medio termine. Poi ci alterneremo, poi vedremo come col nuovo sistema elettorale non rinunciamo all'alternanza, ma ci vuole, se volete, una riscrittura di un patto costituzionale a medio termine, perché nessuno può più permettersi può avere più il diritto di dire alla nostra opinione pubblica tutte le bugie, tutte le falsità o tutte le sottovalutazioni o tutte i frizzi e lazzi che gli hanno detto negli ultimi 10 anni. Abbiamo bisogno, e questo proprio deve essere uno sforzo solidale di tutta la classe dirigente, di dire la verità contemporaneamente alla verità, dire quali sono i percorsi anche difficili che il paese e la sua comunità può fare per affrontare questa dura verità. Grazie mille, veramente. Grazie. 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 Grazie.
sempre